Brian, allora come ti senti? Sky, forse non supererò la giornata, sto morendo, non penso di farcela. Brian, hai solo 37,7, hai un po' di alterazione, magari hai preso freddo. Dai, mettiti a letto. Mi sento così male, Sky. Oh no, forse dovresti chiamare un'ambulanza. Ho mal di gola e raffreddore. Brian, non è nulla, hai solo un po' di influenza, hai tutte le medicine, tutto ciò che ti serve e ho anche chiamato il tuo medico che mi ha rassicurata e mi ha detto che sicuramente hai l'influenza, una banale influenza, insomma. Perciò, mettiti a letto. E chi bada, Benny e Bernie, tu non dovevi uscire con Emily e Blair. E infatti uscirò. Vuoi lasciarmi solo con Benny e Bernie in queste condizioni? No, ho chiamato la mamma. È già qui. No, Kai, forse mi sento bene. No, non è vero, sto malissimo. Poveretto, ogni volta che gli viene il raffreddore o un'influenza, pensa sempre che sia una catastrofe. Si preoccupa per nulla. Mamma, allora sei sicura di poterti occupare dei gemelli e di Brian? Ci pensa la nonna e i suoi adorati nipotini. E Brian si arrangia. Sta facendo un sacco di storie. Mamma, poveretto, preparagli una zuppa, qualcosa di caldo, per favore. Lo sai che la prende male ogni volta che ha un po' di febbre. Per lui è qualcosa di grave, ci sta malissimo. Ha ha ha! Deve imparare ad essere più forte, meno piagnucolone. Mentre la nonna adora i suoi nipotini. Mamma, mi raccomando, pensa anche a Brian, fagli qualcosa per pranzo. Io starò con le mie amiche. Benny, Bernie, la mamma torna presto. Ma so che siete in buone mani con la nonna. Ciao, mamma. Allora, la nonna vi racconta una storia? No, nonna, che cos'è questo pannolino ridicolo? Cosa? C'era forse dell'alcol nel caffè? Brian, mi hai fatto uno scherzo? Brian, hai corretto questo mio caffè con della grappa, magari? Eh? No, non ho corretto il caffè con della grappa, sto male, non riesco ad alzarmi. Non c'era grappa qui dentro, e allora perché ho sentito Benny parlare? La nonna non è ubriaca, Benny, quindi come mai hai parlato? Nonna, vorrei capire che cos'è questo affare ridicolo che ho addosso? Beh, almeno tu sei carina, io sono completamente pelato, tu almeno un ciuffo ce l'hai. Cosa? Voi parlate? Ma non è possibile. Siete neonati? Appena nati? Oh no, se Sky torna e scopre che parlate, oh, mi caccerà di casa. Non sarò più la sua mamma preferita, beh, anche unica madre, ma insomma, avete capito. Nonna, cosa hai combinato alla mamma? Ah, la mamma te ne griderà di santa ragione. Forse dovrei portarvi alla New DC. Qui c'è lo zampino di Miwa. Altro che aumento! La licenzio! Nonna, non ti arrabbiare. Quando ti arrabbi diventi brutta. Tesori, facciamo una cosa. Quando torna la mamma si gioca al gioco del silenzio. D'accordo? Vediamo chi è più bravo. Dovete stare zitti in silenzio. Adoro giocare. Ma il gioco del silenzio è noioso. No, non ci sto. Ho proprio sete. Anzi, ho anche fame. È già ora di pranzo. Mi preparerò qualcosa. Brian, perché ti sei alzato dal letto? Ho fame, mi preparo il pranzo. Magari mi scaldo qualcosa. Brian, vai di là, torna in camera. Eh? Te lo preparo io, ok? Sicura, Bernice? Non è troppo disturbo per te? No, si vede chiaramente che stai malissimo. Mettiti a letto se non vuoi svenire per il dolore che hai. Vai, vai a letto, ti preparo io la zuppa. Vai, o ti chiamo un'ambulanza. Forse dovrei proprio chiamarti un'ambulanza. Cosa? Sto così male? Sì, Brian, sì, stai così male. Ti chiamo un'ambulanza. Oh, no! E intanto che arriva, vai a letto. Vai, su! Meno male che c'è Bernice. Non avrei mai pensato di dirlo. Che piagnucolone, ha solo qualche linea di febbre, non ha nulla. Ma per fortuna chiamerò un'ambulanza e lo farò ricoverare.
così starà lontano da questa casa e lontano da voi. Perché vuoi allontanare papà? Non deve sentire che parlate. Io voglio parlare con papà. Proprio questo che non deve accadere. Non voglio che vostra mamma pensi male di me. Devo risolvere la cosa prima che Sky ritorni a casa e prima che in ospedale si accorgano che vostro padre non ha assolutamente nulla. Emily, ma allora gli hai detto di sì? È questa la vostra futura casa? Sì, la cosa mi imbarazza alquanto. E perché mai, Emily? È meraviglioso! Non pensavo gli avresti detto di sì, sul serio? Io qui vivo da sola, non è come per te, Blair. Tu hai una famiglia meravigliosa, ma i miei genitori neanche mi parlano. Non mi vogliono vedere, lo sapete perché. Dopo la transizione che ho fatto e mi hanno ripudiata come figlia, insomma. Vivevo già da sola e in effetti condividere la casa con qualcuno non sarà poi così male, anche per le spese. Emily, questo è ciò che ti meriti. Una splendida vita con Kevin, una persona che ti vuole bene. Per ciò che sei, Kevin è la famiglia che ti sei scelta. Non è la famiglia che ti sei trovata, ma te lo sei scelto. E con lui formerai la vostra famiglia e sarà meravigliosa in questa casa così spaziosa, Emily. Ti capisco, non ci avevo pensato. In effetti io ho dei genitori, ma tu qui sei sola. Già, e mi sono stancata di andare per collegi o comunque di fare questa vita. Anch'io ho bisogno di qualcuno. Hai anche il bagno! Sky, certo! È ovvio che io abbia un bagno! Non ci credo, Emily, sono commossa! Hai conservato la scatola della casa delle bambole che volevo per Benny e Bernie, ma in casa non c'era abbastanza spazio. Ho deciso di tenerla perché quando verranno a trovarmi avranno qualcosa con cui giocare. La terrò qui, per voi. Emily, che gesto meraviglioso! Emily, ma stai già vivendo qui? In effetti sì, ho pensato perché perdere tempo. Hai pensato benissimo! Ma i mobili dove sono? Questa sarebbe la cucina? Succo di lattuga e cereali? E questa è la camera da letto? Minimal, si dice così, no? Minimalista! Emily, ti servono dei mobili, qualcosa? Posso provare a chiedere ai miei genitori se hanno qualche mobile che magari non vogliono più? Mi pareva che volessero liberarsi di qualcosa. Insomma, non puoi vivere così. In effetti, non hai un letto, stai dormendo su quei cuscini. Sì, anche Kevin. Ma non vi preoccupate, è solo che non abbiamo avuto il tempo. Ci vuole tempo per arredare una casa e con la scuola non ne rimane poi molto. Emily, io ho arredato la mia casa in un batter d'occhio e io non vado ancora a scuola. Posso pensarci io se vi manca il tempo. Hai visto come l'ho arredata bene, casa mia? Sì, è un amore, ma Sky, io non ho i tuoi gusti. Diciamo che io prediligo il nero. Kevin cosa ne pensa? Lui ama il colore. È un punto su cui ancora non siamo d'accordo, ma la mia stanza posso arredarla come voglio io, mentre per il resto ci sarà da scannarsi. Fantastico, allora vi aiuto. Rimani disteso, ti porto subito a far visitare, io non posso dirti nulla. Bernice mi ha messo una paura addosso. Non ti preoccupare, qui sei in buone mani, su, sdraiati. La signora Bernice mi ha detto che hai la febbre alta. Sì, 37,7. Cosa? Per così poco hai chiamato un'ambulanza? Ma io sto male. Bernice? Oh, che deliziosa casa, Sky. Tu! Come hai potuto? Cosa ho fatto, Bernice? Hai degli sbalzi d'umore terrificanti. Cosa hai fatto? Ai miei nipoti! Quello che mi hai chiesto tu di fare, farli ritornare dei neonati. Ma non dei neonati che parlano! Bernice, hai bevuto? No! Io non li sento parlare. Benny, parlate! Forza! Bernice, sicura di non aver bevuto? Fammi sentire l'alito. Miwa, ti ho detto di no! A me qui pare tutto a posto.
non parlano, sembrano dei normalissimi neonati, perciò dov'è il problema? Vattene, Miwa! Vattene! Prima che io inizi a farti qualcosa di sgradevole! Bernice, a volte sei proprio pazza. Angioletti della nonna, perché non avete parlato? Stavamo giocando al gioco del silenzio. Già, ce l'hai detto tu. No, il gioco del silenzio era da fare con vostra mamma, non con Miwa. Ma così è stato più divertente vederti così preoccupata. Vi siete presi gioco della nonna? Un pochino. Non ci posso credere. Nonna, io giocherò al gioco del silenzio solo se avrò un vestitino nuovo. Non voglio rimanere qui dentro in questo coso. Anch'io. Si può fare. In fondo sono piena di soldi. Cosa volete che sia un vestitino? Andiamo a fare shopping? Era proprio ciò che volevo. Ma voglio un bel vestitino, eh? Ma certo, la nonna vi compra il vestitino più bello e costoso che ci sia. Non badiamo a spese, ma si farà il gioco del silenzio con la mamma e il papà. Mi avete capito? Certo, nonna. Benissimo, dove posso trovare dei vestitini per voi? Mi scusi, signorina? Sì? Oh, che bambini adorabili. Sei piena di tatuaggi e che cosa sono quei cerchi che hai sulle orecchie? Non ti donano. Cosa? Non so se sono più sconvolta per ciò che mi hai detto o per il fatto che sei una neonata e mi hai parlato. Guardi, io non ho sentito nessuno parlare. Mi sa che la nonna non è l'unica a bere, eh? Ma che gente c'è in giro? Cari piccolini angioletti della nonna, non parlate con gli sconosciuti. Ah, vuoi fare il gioco del silenzio anche con loro? Ti costerà di più, cara nonna. Mi assomigliate così tanto, soprattutto tu, Benny. Sei una piccola ricattatrice. Ho imparato dalla migliore. Lo so, lo so. Per questo non te ne faccio una colpa. No, qui ci sono solo fiori. Ho sbagliato piano. Ecco un negozio di vestiti. Ma non c'è nessuna signorina qui. Ma non vedo vestiti per piccolini. A quanto pare in questo negozio non hanno voglia di lavorare. Scriverò una pessima recensione. Ecco qui ciò che cercavamo. Buongiorno, mi scusi, vorrei dei vestiti per questi due angioletti. Ma prego, signora, può anche provarli se vuole. Grazie, li compro tutti. Oh, d'accordo. Sì, nonna, sei grande. Cosa? Hanno parlato? A quanto pare in questo centro commerciale vi date all'alcol, eh? Bevete tutti? Come possono due neonati parlare? Me ne vado, non compro nulla. Forse mi sono sbagliato. L'avete sentito anche voi? No, non penso. Ma io so cosa ho sentito, parlavano. Ma ci siamo sbagliati, sicuramente. Già, forse è vero. Forse sto impazzendo. Anch'io, dovrò chiamare il mio psicologo. Bene, abbiamo finito. Allora è grave? No, non hai nulla, hai solo dell'influenza. Cosa? Davvero? Aveva ragione il mio medico, allora? Direi di sì, ma comunque è sempre bene farsi controllare quando hai dei dubbi. Non ti preoccupare. Meglio un controllo in più che uno in meno. Chissà perché Bernice mi ha fatto spaventare così tanto. Me ne torno a letto. Grazie, dottoressa. Nonna, non hai rispettato il tuo patto. Dovevi comprarci dei vestiti. Beh, sentite, stavate dando un po' troppo nell'occhio. Non volevate finire in ogni TG della città, eh? Sono tornata. E allora? Sono stati bravi questi due angioletti? Kai, così presto sei tornata. Non vuoi uscire ancora un po'? Ci penso io a loro. Sono così contenta di passare del tempo con loro. No, mamma, sono preoccupata per Brian. Come sta? Gli hai fatto il pranzo? Ecco, Brian è in ospedale. Cosa? In ospedale? Perché? È peggiorato? Sono tornato, sono stanco, sfinito. Non ho nulla. Bernice, perché mi hai fatto preoccupare se non ho nulla? Sapete che vi dico? La nonna va a lavoro. Insomma, oggi non ho lavorato. Sarà bene iniziare. Ciao, nonna. Ah, piccola peste! Ma sei un tesoro. Cosa?
ha detto la sua prima parola. Ed è stata nonna. Già, ha detto la sua prima parolina. Vogliono bene alla nonna, ciao. Provate a dire papà. Oh mamma. Ciao mamma, ciao papà. Cosa? Ma è super intelligente. E Bernie, tu sai parlare? Certo che so parlare. Abbiamo i bambini più intelligenti del mondo. A quanto pare, sì.